Buongiorno, buon martedì mattina a tutti, grazie per esservi collegati. Vi diamo il benvenuto a Giving Back dal fundraising al... Si fa? Buongiorno a tutti, scusate per l'inconveniente, la provvedo io con l'introduzione. Dicevamo, vi diamo il benvenuto a Giving Back dal fundraising al volontariato aziendale, quindi illustreremo i vantaggi per le aziende e i dipendenti. L'evento è organizzato da CHUB, Dual Italia, Liberty Special Markets e QBI Italia nell'ambito del Dive-In Festival, appuntamento annuale promosso dai Lloyd's e dedicato a tematiche di diversità e inclusione nel settore assicurativo. Il festival ha visto i propri numeri crescere di anno in anno, fino ad arrivare nel 2023 a coinvolgere oltre 30.000 persone in 37 paesi e quest'anno festeggia il decimo anniversario. Personalmente posso dire che è un piacere partecipare in maniera attiva a questo appuntamento, per me è la prima volta, però ci permette di condividere e confrontarci su tematiche di natura che non sono strettamente di business, ma che sono comunque altrettanto importanti per il benessere delle aziende e delle nostre persone. Sono sicuro che anche sia lo stesso per tutti quelli che sono a questo tavolo oggi. Io mi presento e poi ridarò la parola a Chiara. Io sono Chiara Franchi, Casualty Claims Examiner, BChub. Prego Chiara, a te la parola.
Grazie, come al solito è il bello della diretta, la connessione è crollata nel momento migliore. E insieme a Chiara e a me, sono Chiara Zaccariotto, Marketing Business Partner di QBA Italia, abbiamo Diana Pastarini, che è Head of Marketing e Communication CSR di Dual Italia, e un ospite speciale che ringraziamo per la disponibilità ed è Matteo Bruschera, responsabile dei progetti sociali e membro del CDA di Playmore. L'obiettivo dell'incontro di oggi è quello di raccontare le diverse iniziative di raccolta fondi, volontariato e altre attività dedicate a fare del bene che vengono organizzate nelle nostre aziende e che coinvolgono le nostre persone. Ognuno di noi racconterà le proprie esperienze da un punto di vista diverso e raccontandovi l'impatto che queste iniziative hanno in termini di arricchimento della diversità, sperimentazione di diverse modalità di collaborare, benessere dei dipendenti tra gli altri. E vedremo anche, raccontandovi nel concreto, come queste attività vengono organizzate e come sia possibile farlo in qualsiasi azienda, al di là della dimensione e anche delle risorse. Prima delle nostre case history, lo spazio è dedicato a Matteo Bruschera di Playmore, una realtà che ringraziamo Liberty Specialty Markets per aver portato a questo tavolo. E lascerei introdurre l'intervento di Matteo proprio ad Antonio Sacchi, che di Liberty Specialty Markets è General Manager. Vi ricordo solo che potete inviare le vostre domande e commenti nella chat disponibile su Sivent, che è la piattaforma da cui state seguendo l'evento. Quindi Antonio, a te. Grazie, grazie mille Chiara, buongiorno a tutti. Come detto, sono Antonio Sacchi di Liberty Specialty Markets. Mi fa molto piacere partecipare a questo dive-in e ancora più piacere poter presentare Matteo Bruschera, che è di Playmore, che è qui con noi. Noi con Playmore abbiamo iniziato a cooperare più di un anno fa, abbiamo organizzato vari eventi con loro, abbiamo partecipato al Run Challenge con un nutrito gruppo di colleghi. E devo dire che la partecipazione e la cooperazione con Playmore è molto particolarmente azzeccata per noi, perché Playmore si occupa di giovani di qualsiasi abilità, che magari provengono da contesti sociali particolari, e questo sposa molto bene i nostri valori talmente bene che noi all'interno di Liberty abbiamo strutturato un responsible business team che si occupa appunto di queste tematiche e coordina tutte le attività che noi regolarmente portiamo avanti. Il nostro responsible business team è un team costantemente in crescita, il che testimonia a maggior ragione quanto sono care a noi queste questioni e questi temi. Non mi dilungo oltre, lascio la parola a Matteo che ci parlerà delle varie attività che svolgo. Grazie Matteo. Grazie a te e grazie a voi per questo invito. Per me è un vero piacere poter raccontare quello che facciamo. Allora, adesso vi racconterò brevemente che cos'è Playmore, come nasce, e poi andremo un pochino nello specifico su un progetto che noi consideriamo molto, molto importante per lo sviluppo della nostra mission e in particolare anche per il coinvolgimento di organizzazioni nostre partner come lo è Liberty. Allora, Playmore è un'organizzazione a tutti gli effetti, un'organizzazione no profit che nasce come tale e ancora prima della gestione del centro sportivo che attualmente gestiamo, che è nel cuore di Milano, in via della Moscova 26, diciamo che sviluppa dei progetti sociali che utilizzano come strumento, diciamo, di coesione sociale proprio lo sport. Quindi ancora prima della gestione del centro sportivo, Playmore, nata appunto come associazione di promozione sociale, porta le sue attività coinvolgendo persone con provenienze, abilità diverse all'interno di altri centri sportivi e organizza per loro e con loro degli eventi, diciamo, che avevano appunto l'obiettivo che ancora adesso, diciamo, è parte della nostra mission, che è quello di mettere assieme le differenze. La mission di Playmore è proprio quella di promuovere benessere e inclusione attraverso lo sport, e lo fa appunto dal 2010
e dal 2013 lo fa gestendo un centro sportivo nel cuore di Milano. Nel 2013 Playmore partecipa ad un bando pubblico e appunto gli viene affidato questo centro sportivo. Da lì, oltre alle attività classiche sportive, diciamo tipiche di un centro sportivo, quali i corsi, adesso abbiamo tantissimi corsi rivolti a tutte le persone di diverse età, diverse abilità, diverse provenienze, quindi bambini, adulti, anziani. Abbiamo delle attività altrettanto tipiche dei centri sportivi, quindi abbiamo l'affitto campi, abbiamo la disponibilità dei campi e delle strutture per le scuole gratuitamente al mattino. Quindi abbiamo tutta una serie di attività che già al loro interno, diciamo, hanno uno sguardo sociale, ma poi portiamo avanti anche dei progetti sociali. Alcuni di loro sono quelli che hanno visto anche il coinvolgimento dei dipendenti di Liberty, ce ne sono altri invece che hanno target diversi, uno in particolare, ad esempio, che si chiama WeSport, è diciamo offerto a persone che appartengono a famiglie a basso reddito. Quindi tra i vari progetti noi offriamo anche la possibilità di praticare sport, qualsiasi tipo di sport, la scelta è aperta a tutti i nostri corsi sportivi, a persone che non potrebbero permettersi di pagarsi un corso sportivo. Abbiamo dei progetti che sono rivolti invece al target inizialmente rifugiati politici, poi aperto più in generale a persone che hanno un background migratorio, quindi che anche loro possono venire al centro sportivo a fare attività in modo gratuito e integrandosi con quello che è il contesto che vi potete immaginare possono trovare nel centro di una città come Milano. Prima è stato citato Run Challenge. Prima di arrivare a Run Challenge, a me piacerebbe come dire, farvi vedere qualche immagine che vi dà l'idea appunto di quello che ho appena detto, cioè della possibilità attraverso l'attività sportiva di mettere assieme le differenze. Quello che andremo a vedere è un video di un evento, di un progetto chiamato Sport for All, che è un progetto che prevede la possibilità a persone con diverse disabilità di partecipare insieme a persone che disabilità non le hanno a dei corsi sportivi gestiti da istruttori e istruttrici sportive e figure educative all'interno del nostro centro. Ripeto, il progetto si chiama Sport for All e se possiamo partire con il video, we can start with the first video, Sport for All, please. This is my country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country, and it don't mean a thing if you don't pass the test. If you ain't never cheated or been cheated on, then take off your boots, you rhinestone fraud. Well, give me cheating, drinking, and outlaw songs. Hard time, foolish pride, done me wrong. Flirting with the devil, getting right with the man. Ain't meant paint songs, one night stands. You can keep your picket fence fantasies and put a cork in your high school memories. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never spent a single night in jail, then get another job and I'll see you in hell. I'm drawn like a moth through the neon lights. I need a bucket of beer and someone to fight. Don't call yourself country if your music is shitty, or this Carolina boy will take you down to Fist City. You know who you are, I ain't gonna name names. Just keep your hands off my country and go back from where you came. My country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you ain't never done something you regret, well then I'm proud of you. And now get. Nursery rhyme out of my face. Wintertime, springtime, summertime, autumn. Show me time to do parts of yoga. Maybe you got a more country like
like Johnny, country like Merle, country like Loretta, that honky tonk girl, country like Towns, country like Travis. I'm a country fried junkie with a bad habit. Country like Chris, country like Gretchen. If you ain't cooking country, then get out of the kitchen. I'm a country like Hank, 1, 2, and 3. Dropping like peaches from the family tree. Country like women, whiskey and wheels. Yeah, I know if it's country, cause I know how it feels. Country like Willie, country like Willie, country like lightning in a hillbilly. This is my country, my damn country. Give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn country. And it don't mean a thing if it don't pass the test. If you can't sing along, you're tearing my beard. Then don't forget your coat and get the fuck out of here. Alberto Lyle. Grazie, grazie per questo video. Matteo, puoi riprendere ora la parola, proseguiamo con la presentazione. Perfetto, no, grazie a voi. Allora, mi sembra che questo video possa rappresentare bene quello che è lo spirito che si respira nelle attività che propone Playmore. Nel video avete visto un sacco di persone, erano persone con diversi tipi di disabilità, c'erano persone con disabilità sensoriale, fisica, motoria, intellettivo-relazionale, persone che non avevano nessun tipo di disabilità, persone che provenivano da paesi molto lontani, dipendenti di aziende, c'era veramente di tutto. Quello era un evento, ma in realtà le nostre attività hanno sempre la peculiarità di avvicinare le distanze e abbattere le barriere. Questo è un po' il principio che muove tutte le nostre proposte. Questo che abbiamo visto, ripeto, è l'evento di un progetto che si chiama Sport for All, che appunto offre corsi sportivi aperti a tutti. Lo stesso principio che segue Sport for All lo segue anche il nostro progetto di punta, che è Run Challenge. Run Challenge è un progetto che nasce come running club inclusivo, diciamo, che aveva l'obiettivo nel suo primo anno di permettere a persone con disabilità intellettivo-relazionale di allenarsi costantemente per partecipare ad una gara podistica, in questo caso la Milano City Marathon. Negli anni si è sviluppato in maniera molto molto rapida, coinvolgendo persone veramente con grandi differenze tra di loro, persone che hanno disabilità anche in questo caso di vario tipo, sensoriale, fisica, intellettivo-relazionale, motoria, persone che provengono dal mondo delle aziende, persone che non avevano una passione sportiva ma l'hanno sviluppata proprio grazie a Run Challenge. E il format che si è costruito nel tempo, ma grazie all'apporto delle persone, ha avuto un grande successo, e tanto che qualche anno fa, a distanza di pochi anni dall'avvio del progetto, qualche organizzazione che era in contatto con noi, quindi nostra partner, ci ha chiesto la possibilità di aprire dei punti Run Challenge in altri luoghi che non fossero Playmore. In una sorta di franchising sociale, noi abbiamo iniziato a costruire un format quindi che potesse essere replicato anche da altre organizzazioni. Quindi piano piano si sono sviluppati altri punti Run Challenge, prima sul territorio di Milano, poi a livello nazionale, quindi adesso si possono trovare punti Run Challenge in 11 città, oltre a Milano. Alcune città, tipo Cagliari, hanno addirittura 2 punti Run Challenge. Attualmente sul sito runchallenge.org potete trovare tutte le informazioni sul progetto e potete vedere che Run Challenge è presente appunto a Cagliari, a Verona, a Bologna, a Palermo, Napoli, Ascoli, eccetera eccetera. Quindi si è sviluppato su tutto il territorio nazionale, e dall'anno scorso
si è sviluppato anche a livello europeo. In particolare il primo punto Run Challenge che si è aperto in Europa è stato Run Challenge Madrid, e qui c'è una connessione con Liberty, perché Liberty ha anche una sede a Madrid, quindi adesso stiamo ragionando assieme sulla possibilità anche di coinvolgere i dipendenti di Liberty nel punto Run Challenge di Madrid. E in queste settimane proprio si stanno inaugurando altri 4 punti Run Challenge in Europa, che sono a Helsinki, dove c'è stata già l'inaugurazione, Bratislava, Salonicco e Berlino. Quindi alla fine di quest'anno solare, quindi entro nel 2024, Run Challenge sarà presente anche in 5 città europee. Rispetto a questo, possiamo partire con un altro video, se we can start with the second video, Run Challenge Madrid, così per vedere quello che è successo appunto a Madrid. This is my country, my damn country, give me my country, you can keep the rest. This is my country, my damn... Eccoci, credo che sia finito per tutti il video. Prima c'era stato un breve ritardo, per questo aspettavo a parlare. Anche qui le immagini sono quelle dell'inaugurazione, ma quell'energia, diciamo, quello spirito che si poteva vedere, che si può vedere nel video dell'inaugurazione di Run Challenge Madrid, si può respirare durante tutti gli allenamenti Run Challenge. Liberty ha partecipato oltre che alla Milano City Marathon con delle staffette Run Challenge, quindi durante la Milano City Marathon dei dipendenti di Liberty hanno corso a fianco a persone beneficiarie del progetto Run Challenge. Oltre a questo hanno fatto anche un allenamento Run Challenge insieme al gruppo che si riunisce ogni settimana proprio per prepararsi al meglio, e questa è la loro grande sfida alla manifestazione, in questo caso alla Milano City Marathon. Prima di chiudere ci tenevo a dire che la modalità con cui noi coinvolgiamo le nostre organizzazioni partner, non soltanto quelle aziendali, ma anche altre organizzazioni del terzo settore, altre società sportive, altri progetti, è sempre la stessa, cioè quella di mettere in gioco le persone. Ci sono tanti modi di mettersi in gioco. Molte persone non sono sportive, molte persone hanno qualche resistenza, diciamo, alla socialità per vari motivi. Non è semplicissimo. Io spesso dico che da un certo punto di vista noi in primis, che non siamo più abituati alla relazione, abbiamo sviluppato una piccola disabilità, mentre quando arriviamo al centro sportivo o quando entriamo in un' attività che noi proponiamo, come quella di Run Challenge, appena entriamo in contatto con dei ragazzi che questa disabilità non ce l'hanno, ne hanno altre, ma non questa, e ci abbracciano e ci accolgono, allora ci rendiamo conto che mettersi in gioco può essere molto bello. Quindi la prima cosa che noi chiediamo alle nostre organizzazioni è di mettersi in gioco. Ci sono tantissimi modi di mettersi in gioco, ovviamente
le nostre, i nostri partner aziendali ci sostengono anche da un punto di vista economico, quindi questo è anche questo è un modo per mettersi in gioco, ma poi c'è quello che, al quale noi siamo più legati e che ci piace di più, è quello di mettersi in gioco personalmente e spendere una piccola parte di sé in un progetto in cui si riconoscono, diciamo, dal punto di vista degli obiettivi. Ecco. Io avrei concluso, lascerei la possibilità ovviamente a chi vuole di fare qualsiasi tipo di domanda. Grazie. Grazie mille Matteo. Aspetteremo ovviamente eventuali domande, almeno personalmente mi ha sicuramente incuriosito il tuo racconto. Lascerei raccontare l'esperienza delle aziende, iniziando da Chiara Franchi, che è Casualty Claim Examiner di Chubb. Buongiorno a tutti, grazie Chiara. Oggi voglio rendervi partecipi delle molteplici iniziative di volontariato aziendale che Chubb ha implementato nel corso degli anni, con particolare enfasi sulla settimana di volontariato che Chubb organizza a livello europeo ogni anno e che vede impegnati i dipendenti in varie attività a scopo benefico. Per prima cosa vorrei illustrarvi le principali collaborazioni in essere tra Chubb e delle associazioni di volontariato, alcune delle quali sicuramente conoscete, ad esempio Opera San Francesco per i Poveri, con la quale abbiamo attivato l'attività, l'iniziativa di raccolta abiti usati presso i nostri uffici, che è aperta tutto l'anno, piuttosto che Croce Rossa Italiana, con la quale abbiamo in essere una collaborazione di tipo formativo, perché i nostri dipendenti possono, cioè i dipendenti Chubb possono accedere a delle sessioni formative sulle tecniche di primo soccorso. Noterete anche il notissimo logo della LILT. Per l'ILT, con l'ILT abbiamo attivato anche qui delle sessioni formative per i dipendenti Chubb in tema di prevenzione e tramite l'ufficio HR diamo visibilità alle iniziative di l'ILT, come ad esempio la Run for l'ILT oppure la Pigiama Run. Nell'angolo in basso a sinistra potete notare il logo della Step Up Challenge, che è una iniziativa organizzata a livello globale dall'International Insurance Charitable Foundation, che consiste in una gara a squadre che dura un mese ed è basata sull'attività fisica svolta quotidianamente dai partecipanti che viene tracciata e quindi, oltre all'aspetto benefico, diciamo in termini di volontariato, rappresenta anche un beneficio notevole in termini di salute dei dipendenti, in quanto vi posso assicurare, in quanto partecipante, viene notevolmente stimolata l'attività fisica. Al centro noterete un logo di un'associazione che forse non tutti conoscono, l'associazione Diesis, che si occupa di assistenza nel campo soprattutto della formazione, dell'introduzione al lavoro di persone, soprattutto ragazzi, con sindrome di Asperger o autismo a medio e alto funzionamento. Diesis e Chubb hanno in essere una collaborazione che dura da anni e che si articola in attività tra loro molto diverse, quale ad esempio dei mercatini solidali presso i nostri uffici, oppure delle sessioni formative dedicate ai ragazzi e tenute dai nostri colleghi. Nella parte destra della slide ho voluto sottolineare diciamo alcuni aspetti del volontariato aziendale che credo meritino senz'altro di essere menzionati. Prima di tutto, non è necessaria un'organizzazione complessa per attivarsi nel campo del volontariato, in quanto alcune iniziative, molte iniziative, a dire la verità, non richiedono una particolare organizzazione e neanche del budget. Si pensi ad esempio ai mercatini solidali piuttosto che all'attivazione appunto di corsi presso gli spazi aziendali. Secondariamente, mi sembra importantissimo sottolineare che i colleghi sono una fonte inesauribile di suggerimenti e di competenze diverse che possono mettere a disposizione di chi ha bisogno. In effetti, molti nostri colleghi hanno potuto dare visibilità delle associazioni che sostengono, ad esempio tramite appunto l'organizzazione di mercatini solidali o comunque vendita di prodotti, ovviamente a scopo benefico. Inoltre,
questa partecipazione sempre più attiva a delle iniziative di volontariato stimola una competizione virtuosa, in quanto più colleghi si iscrivono e partecipano a queste iniziative, più colleghi saranno portati a farlo in futuro. In basso a destra potete vedere l'immagine dei contenitori con delle pietanze. Non ho voluto stimolare l'appetito visto l'approssimarsi dell'ora di pranzo, ma volevo dare evidenza a ancora un altro modo che abbiamo a disposizione per fare del volontariato, ovvero scegliere dei partner per il catering aziendale che devolvano una parte del ricavato in beneficenza. Allora, passiamo ora a parlare della nostra Week of Giving, ovvero quella, come dicevo nell'introduzione, la settimana che CHUB dedica al volontariato che si svolge una volta all'anno. In primis, volevo darvi giusto alcuni numeri velocemente per darvi l'idea dell'impegno anche che ha visto coinvolti i nostri dipendenti. Abbiamo coinvolto ben 143 colleghi quest'anno. Abbiamo organizzato 21 attività con 13 associazioni in 4 città italiane. In effetti, quest'anno ha partecipato oltre l'80% dei dipendenti, con un incremento del 40% rispetto al 2023. In questa slide potete vedere appunto come la parola d'ordine sia eterogeneità. Abbiamo organizzato delle attività di tipo molto diverso proprio per dare non soltanto un apporto diversificato, ma anche per dare l'opportunità ai colleghi di scegliere tra varie iniziative a seconda delle proprie inclinazioni e delle proprie anche disponibilità. Allora, in questa slide potete vedere appunto le colleghe che sono occupate a organizzare una festa in occasione dell'aiuto che abbiamo prestato delle associazioni di assistenza a minori in difficoltà, per le quali abbiamo organizzato delle attività sportive e ricreative. Qui potete vedere ad esempio il Trucca Bimbo, piuttosto che le colleghe si sono lanciate a creare dei pupazzi, delle bambole con le quali giocare e divertirsi con i bambini. Abbiamo anche prestato aiuto ad associazioni che assistono persone in stato di difficoltà economica attraverso l'aiuto nei centri di raccolta abiti usati, piuttosto che presso le mense, sia in cucina che tramite servizio ai tavoli. E anche in cucina, appunto, come dicevo, vedete ad esempio in un paio di foto i colleghi che sono intenti a impastare per creare, diciamo, il pane e i biscotti che poi sono stati venduti presso i supermercati solidali. Abbiamo anche contattato delle associazioni che assistono donne vittime di violenza e madri in difficoltà, quindi delle realtà molto complesse e molto particolari, e anche associazioni che assistono persone con disabilità. Qui abbiamo prestato il nostro aiuto soprattutto attraverso una risistemazione degli ambienti esterni, oppure aiutando le donne, ad esempio, vittime di violenza, a creare un profilo LinkedIn in ottica di reinserimento nel mondo del lavoro, mentre in alto a destra potrete notare dei colleghi intenti a effettuare un corso per i ragazzi di Diesis, quindi abbiamo organizzato delle attività anche presso i nostri uffici, anche per consentire ai colleghi che hanno più difficoltà a spostarsi di partecipare appunto a delle nostre iniziative. Ovviamente non poteva mancare l'attività di tutela ambientale. Vedete qui i colleghi che sono intenti a raccogliere dei rifiuti e risistemare un'area boschiva. Ci siamo lanciati anche in attività di riqualificazione di ambienti presso delle strutture scolastiche tramite l'imbiancatura delle aree interne piuttosto che la risistemazione delle aule. Vorrei concludere con due slide che mostrano un collage di fotografie. Ho voluto cercare di rendere il più possibile l'aspetto esperienziale e anche
l'atmosfera positiva che si è venuta a creare sia durante che anche dopo queste iniziative che abbiamo posto in essere. In generale, nella mia esperienza, credo che il volontariato aziendale abbia dei benefici trasversali, prima di tutto per le associazioni, ovviamente, che ricevono aiuto, ma anche per i volontari, quindi i dipendenti stessi, che non solo a livello personale possono sentirsi utili, rendersi utili, possono anche però venire in contatto con delle realtà che sono molto diverse dalle loro, dalle nostre. E soprattutto sono già notevolmente assodati i benefici in termini di team building, ma anche le società stesse, le aziende stesse che attivano queste iniziative hanno dei benefici in termini non soltanto di coesione e collaborazione tra i colleghi, ma anche di aumento di visibilità. Quindi vedete qua un po' di fotografie, volti sorridenti, abbiamo passato dei momenti molto, molto importanti assieme e credo che da queste fotografie si possa capire quello che è l'aspetto più positivo di queste esperienze, quindi e perché no, anche il divertimento che abbiamo provato prendendovi parte. L'ultima slide è un grazie, grazie non solo per l'ascolto, ma anche per quanto valuterete di fare in base a quanto apprenderete oggi. Quindi io ho concluso e ripasserei la parola a Chiara Zaccariotto di QBE. Back to you, Chiara. Grazie, grazie mille Chiara, spero che vediate correttamente la slide. Io cercherò, senza rubare troppo tempo, di spiegarvi quello che facciamo in QBE, cominciando da qualche numero, inclusi i nostri colleghi britannici. Ci sono circa 4.000 dipendenti in Europa. E ognuno di noi ha a disposizione una giornata di volontariato l'anno, che viene considerata una giornata lavorativa e appunto ha diverse possibilità di attività da svolgere in questa giornata. Per ogni ora di volontariato svolto, la QBE Foundation, che è una onlus finanziata da QBE e totalmente indipendente dalla compagnia, riconosce alla persona 10 euro, che vuol dire che per ogni giornata di volontariato ogni dipendente ha a disposizione 80 euro che vengono raddoppiati da QBE Foundation, che vuol dire che ogni nostra giornata di volontariato ci permette di devolvere 160 euro a un'associazione a nostra scelta. Tutto ciò avviene tramite una piattaforma, QGiving, che abbiamo lanciato l'anno scorso. Questo ha permesso di raccogliere dal 2011 in Europa oltre 10 milioni di sterline. Un piccolo focus per quanto riguarda l'Italia, noi siamo circa 65, il 50% di noi partecipa ad almeno una giornata di volontariato e questo ha permesso da giugno 2022 a giugno 2023 di raccogliere e donare quasi 65.000 euro a 7 associazioni benefiche. Qui ho riportato qualche esempio delle attività che facciamo di raccolta fondi. Ad esempio, in occasione della Pasqua e del Natale allestiamo un banchetto insieme alla Lilt presso i nostri uffici di Via Melchiorre Gioia, in cui vendiamo alle persone che abitano lo stabile dolci e doni e regali realizzati dalle volontarie Lilt. E la collaborazione con 299, grazie a cui abbiamo donato al reparto di chirurgia pediatrica del Niguarda delle microvetture destinate a rendere un po' più serena la permanenza dei giovani pazienti in ospedale. Attività di volontariato con il WWF presso le loro OSI, qui avete l'esempio del sito di San Donato Milanese, o con l'amico Charlie, che è un'associazione che si occupa di supportare in attività ludiche, ricreative e anche post-scolastiche ragazzi delle zone più disagiate di Milano. Abbiamo dei partner strategici, una Save the Children, qui abbiamo degli esempi riferiti a Croce Rossa,
in cui con cui svolgiamo giornate di volontariato presso i loro magazzini, oppure a cui riusciamo tramite la QBE Foundation a finanziare progetti che richiedono anche, insomma, fondi ingenti, quale l'ultimo sulla riduzione del rischio legato ai disastri e cambiamenti climatici. Abbiamo anche attività di sensibilizzazione che organizziamo internamente, in occasione dell'International Women Day, oppure portando testimonianze come questa della Fondazione per lo Sport Silvia Parente, che mi sta particolarmente a cuore. Infatti la realtà di Matteo mi attrae molto. È stata la prima fondazione nata in Italia dedicata allo sport come strumento di inclusione delle persone disabili. E qui un altro esempio è la nostra partecipazione all'annuale parata del Pride milanese. Quello su cui volevo concentrarmi è come vengono organizzate queste iniziative da noi. Esiste un gruppo di volontari che fa parte che si chiama Together at QB. Siamo circa 12, qui ho ritenuto giusto dare risalto a noi. E ognuno di noi è responsabile, si adopera per un pillar, così chiamiamo queste aree. Una è quella dedicata alla fondazione, ce n'è una per la sostenibilità. Workability è dedicata all'inclusione di persone con disabilità. Circle, dedicata al mondo femminile. Pride, per tutto ciò che è LGBTQIA+. Open Mind, ossia salute mentale. E poi Mix, dedicato alle diverse provenienze etniche e geografiche. Questo gruppo si riunisce una volta al mese, ognuno di noi porta delle proposte di attività, molto spesso derivano da conoscenze o propensioni personali. Se ne discute, viene approvato. Da quest'anno abbiamo anche un budget, ma tutto ciò che è stato fatto negli anni precedenti derivava dalla pura attività di volontariato e di coinvolgimento degli esterni che arrivava da noi. Una volta approvato, viene comunicato internamente la possibilità di partecipare a questo evento. Ricordiamo sempre, è tutto volontario, nessuno viene forzato. Quindi mandiamo un'email, lo ricordiamo durante i meeting, per arrivare alla vera e propria partecipazione. Per favorirla, le attività vengono organizzate in pausa pranzo solitamente, e c'è anche abbinato un pranzo offerto da QBE, mentre nelle giornate, per quanto riguarda le giornate di volontariato che vengono svolte in esterna, è possibile dividerle in metà giornata o giornata intera, sempre per cercare di dare spazio a tutti per partecipare il più possibile al di là di quelle che sono le attività lavorative. Abbiamo visto poi come alla fine di questa attività ci sia un momento di donazione con il match della QBE Foundation. E poi, perché è giusto ricordarlo, noi facciamo tutto questo perché siamo mossi dalla volontà di fare del bene, però io sono anche persona marketing e lo sappiamo, queste attività raccontate all'esterno hanno anche un ritorno in termini di branding. Tutti quelli che avete visto prima sono post LinkedIn che noi pubblichiamo sulla nostra pagina appunto dedicata a QBE, e nel caso di attività particolarmente impegnative prevediamo anche dei comunicati stampa. Un'ultima parte è il perché organizziamo queste iniziative. Abbiamo detto che sono volontarie, c'è una buona partecipazione delle nostre persone, ma è sempre bene chiedersi se stiamo facendo qualcosa che ai colleghi fa piacere. Abbiamo fatto un sondaggio proprio in occasione di questo evento, abbiamo chiesto quanto sei soddisfatto delle attività a cui hai partecipato, il risultato lo potete vedere, è incoraggiante. E il 100% ha detto che avere la possibilità di collaborare con i colleghi in un contesto extralavorativo sia un'opportunità utile. Sul perché, qui ho riportato alcuni commenti, permette di conoscersi meglio. Mi piace particolarmente questa frase: si sa che quando si fanno andare le mani insieme si crea un legame che neanche la macchinetta del caffè può creare. Si ha in generale l'occasione di collaborare su progetti non business related con colleghi con cui normalmente non collaboreremmo. Qui altre due domande, il sondaggio era più lungo, ho voluto riportare le evidenze principali. Pensi che queste attività siano utili alla costruzione e alla diffusione della cultura aziendale? Anche qui assolutamente sì. E poi, sempre in relazione anche a come queste attività possono essere anche uno strumento di
talent retention, abbiamo chiesto se nel valutare la scelta di lavorare per un'azienda venga dato valore anche che, al fatto che dia la possibilità ai dipendenti di essere coinvolti in questo tipo di attività, e anche qui, come possiamo vedere, il riscontro è buono. Quindi questa è la mia presentazione, spero di non avervi annoiato, di aver dato qualche spunto utile, e a questo punto darei la parola a Diana. Eccomi, grazie mille Chiara. Come dicevamo forse all'inizio, sono Diana Pastorini, mi occupo di comunicazione, marketing e corporate social responsibility in Dual Italia, e quello di cui vorrei parlarvi oggi, ammesso e non concesso che la presentazione ci supporti, sono le la responsabilità sociale di impresa in Dual e come dalle proposte aziendali siano nate delle iniziative spontanee e delle idee solidali delle nostre persone. Quindi questo è il tema, quindi arriverò molto nello specifico a parlare di iniziative appunto individuali. Prima faccio proprio veramente un brevissimo accenno a quelle che invece sono iniziative globali, quindi quello che il nostro gruppo, Dual fa parte del gruppo Howden, che peraltro è sponsor globale del Diving Festival, che nel 2014 ha creato la Howden Foundation, una fondazione che ci ha consentito in questi anni di supportare molte charity locali. La cosa che vorrei mettere in luce è appunto questa, come il contributo che può provenire da un grande gruppo può avere delle cascate anche molto locali. Quindi ad esempio attraverso l'Investing in the Community Award siamo in grado di ogni dipendente del gruppo, siamo ormai 18.000 in 55 paesi, può nominare una charity locale e a cui la fondazione può scegliere di destinare appunto dei fondi sulla base proprio della submission che fa il singolo dipendente, perché quella charity la conosce, sa come lavora, sa l'importanza e la ricaduta che ha sul territorio. Ho citato questo, ce ne sono molte altre, anche noi abbiamo un sistema di match giving, quindi le donazioni che facciamo noi individualmente come dipendenti vengono matchate dalla fondazione, e questo percorso, questa ascendenza globale, queste cascate poi locali, sono nate, fondamentalmente hanno avuto un grosso impulso nel 2019, sono annunciate nel 2018 e poi sviluppate per tutto il 2019 nell'occasione dei 25 anni del nostro gruppo appunto. La prima iniziativa è stata Million for Million, consisteva nella sfida di raccogliere €1 milione percorrendo 1 milione di chilometri, appunto coinvolgendo tutti i dipendenti che hanno corso, sono andati in bicicletta, sugli sci, via mare, hanno fatto veramente qualunque iniziativa per contribuire a questa raccolta fondi globale. Questo, l'importanza che posso sottolineare di un'iniziativa di questo tipo è proprio la condivisione, quello che un po' stiamo facendo anche noi qui, quello di inventarsi, di stimolare anche la creatività e di pensare che cosa posso fare per gli altri, che cosa poi posso inventare per fare qualcosa che ha una ricaduta positiva per la comunità, ma anche una ricaduta positiva per le persone che ingaggio, in queste iniziative. Quindi questo è un po' il frame del nostro gruppo, compreso il Group Giving Month, per noi era nato come week, adesso è un mese intero, è il mese di maggio, dedicato a tante iniziative che si svolgono appunto sui territori locali. Quindi arriviamo a noi, che cosa facciamo in Dual Italia? Abbiamo già citato l'ILT, mi fa molto piacere vedere che è un'associazione che riceve sostegno, supporto da tante realtà anche del nostro settore. La partnership con l'ILT nasce nel 2011, in questi anni abbiamo sostenuto ogni anno un progetto specifico che proprio l'ILT ci indicava come prioritario per ricevere un sostegno, una forma di finanziamento chiaramente economico. Quindi abbiamo ad esempio
acquistato un'auto per portare i bambini a fare le terapie, abbiamo sostenuto il progetto di mediazione linguistica culturale, tanti progetti ogni anno, appunto un progetto differente. Dal 2017 invece abbiamo un secondo partner che è AGPD, e il 2017 segna per noi l'avvio del nostro percorso di inclusione di persone con la sindrome di Down all'interno della nostra azienda. Quindi nel 2017 è arrivata la prima collega, nel 2020 il secondo collega. Insieme ad AGPD, oltre alle attività di tutoring, oltre ad avere il loro supporto costante per favorire appunto un ambiente di lavoro inclusivo, abbiamo anche sviluppato tantissime iniziative. Qui le ho riassunte, sono cross tra l'ILTE e AGPD, tante le cose le facciamo con entrambi, tante sono peculiari, ne cito solo alcune. Alcune sono simili, e anche questo è importante sottolinearlo. Non è un male fare delle iniziative comuni o simili a quelle di altre aziende, anzi penso che proprio possa tradursi in un volano molto positivo. Quindi anche noi facciamo corner solidali in azienda in occasione di Pasqua e Natale, partecipiamo a manifestazioni sportive, a charity dinner, a iniziative di fundraising, a iniziative anche di sensibilizzazione. Per esempio con l'ILT facciamo diverse iniziative volte a veicolare concetti di prevenzione, una cultura della prevenzione. Possono essere webinar dedicati alla nutrizione, possono essere, come sono ormai da diversi anni, le visite specialistiche di prevenzione oncologica che mettiamo a disposizione gratuita di tutti i dipendenti. Su questo fatemi spendere solo una parola, sempre pensando all'ottica, un'iniziativa che viene proposta dall'azienda ma che poi diventa, diciamo così, appunto la prima scintilla di iniziative che poi vengono replicate e che hanno un eco molto più vasta della popolazione aziendale, ma per esempio coinvolgono le famiglie. Stava a dire che nel momento in cui abbiamo parlato per la prima volta di alimentazione e in termini di prevenzione oncologica è stato l'argomento, diciamo, di conversazione per tutti, alla macchinetta del caffè già ampiamente citata, nelle pause pranzo, ma anche poi una volta tornati a casa, a cena, in famiglia. Chiaramente anche per noi è molto importante il volontariato aziendale. Abbiamo modo di collaborare in questo senso sia con l'ILT che con la GPD. Ci arrivo in un momento, fatemi solo sottolineare, vedete qui, forse spero riusciate a vederla nella foto, la mostra Identikit, una mostra che è stata realizzata al MUDEC qualche mese fa, che ha dato, direi per la prima volta in un grande museo italiano, visibilità alle persone con la sindrome di Down. Anche questo è stato un progetto a cui ci ha fatto molto piacere partecipare e che ha visto il coinvolgimento delle nostre persone, insomma molto, molto forte. Poi in un minuto vi dico anche appunto la ricaduta più concreta di questo tipo di iniziative. Dicevo volontariato aziendale, dal 2020 a oggi abbiamo portato avanti tante iniziative con l'ILT e con AGPD, ma con molte altre charity, circa 20 sono quelle che abbiamo contribuito a supportare appunto con iniziative di volontariato. Tante di queste iniziative sono state proposte direttamente dalle nostre persone, quindi qualcuno che conosceva Pizza Out ha detto ma perché non andiamo a fare volontariato lì, qualcuno che aveva un contatto più diretto con il WWF ha portato avanti quell'idea, e soprattutto la messa a fattor comune di tutti. Quindi anche questo, diciamo, mi sembra pensando a come queste iniziative possono partire, ecco, a volte si tratta veramente solo di farle partire e poi sono cose che in qualche modo si autoalimentano grazie alle persone che ne fanno parte. Abbiamo visto 20 charity supportate. Abbiamo fatto veramente di tutto, ristrutturato case d'accoglienza, messo a posto giardini, spazi verdi, appunto citavo Pizza Out, l'Opera San Francesco, abbiamo fatto servizio mensa per entrambi in diverse occasioni, abbiamo aiutato l'ILT a confezionare e consegnare i pacchi gara per la Milano Marathon, abbiamo affiancato a GPD in tante gite fuori porta con appunto i loro ragazzi associati.
numero di ore è 1426, è sempre bello dare un numero, anche io mi occupo di marketing, la realtà dei fatti è tante ore, tanto coinvolgimento delle nostre persone. Questo coinvolgimento su iniziative di gruppo, iniziative di fatto aziendali che l'azienda ha messo un po' a disposizione, ha organizzato, hanno portato quello che vi dicevo un po' all'inizio, quello che credo che sia il vero successo di questa iniziativa, ovvero al fatto che alcune delle nostre persone si siano sentite di proporre loro invece, di proprio un'idea, un'iniziativa originale come questa delle Dual Olympics, che mi fa molto piacere presentarvi. Un collega e due colleghi, due colleghi Dual Italia, che poi hanno coinvolto una decina di volontari, sempre delle nostre persone, si sono inventate le Olimpiadi Dual, quindi una mattina di sport in cui abbiamo portato i ragazzi e le ragazze di AGPD all'idroscalo, divisi in squadre, abbiamo fatto di tutto, dal lancio del peso al salto della corda, io compresa, e abbiamo anche raccolto 1350 euro che sono andati, sono stati devoluti chiaramente interamente ad AGPD. Questo anche perché, lo dico anche, questa è una cosa, come dire, normale, i costi invece di questa iniziativa sono stati coperti dall'azienda. È stato un momento bello, ai ragazzi è piaciuto tantissimo, è stata soprattutto la messa in pratica di un'idea, della volontà di spontanea, autonoma, individuale delle nostre persone di fare qualcosa per stare insieme, anche per vivere un momento di condivisione, di divertimento e di reale inclusione per i ragazzi e le ragazze di AGPD. Sempre a favore di AGPD, per questo vi dicevo, importante a volte, no? La prima idea, il primo input dato dall'azienda, uno dei nostri colleghi dell'ufficio IT ha organizzato un corso di informatica per i ragazzi di AGPD, quindi ha messo a disposizione il proprio tempo e le proprie competenze, una cosa che estremizzando potremmo dire tutti noi potremmo fare, e ha messo in piedi questo corso di informatica in 4 lezioni divise in tematiche specifiche, quindi da Word a Excel, ma anche alle basi proprio dell'informatica, la navigazione internet, la posta, cose utili, veramente utili per tutti, e insomma ha avuto un grande successo. I ragazzi di GPD non vedono l'ora di rifarlo, di fare il corso avanzato di questa bella iniziativa. Chiudo con qualche foto dei nostri sorrisi, delle nostre persone, insomma delle iniziative che in questi anni abbiamo portato avanti, con l'ultima in particolare, la pigiama ragna di venerdì, perché si è svolta appunto lo scorso venerdì questa corsa, camminata, ve lo devo dire, camminata, organizzata da Lift in pigiama per dimostrare solidarietà ai bambini malati di tumore che appunto in pigiama devono stare tutti i giorni per le cure, e abbiamo visto, credo che questa possa essere un po' la sintesi di quello che volevo trasmettervi, la partnership con l'ILT e nello specifico la sponsorship nazionale della Pigiama Run è di Dual Italia, quindi è dell'azienda. Negli anni abbiamo coinvolto sempre più persone, quest'anno abbiamo coinvolto molto anche le famiglie, come vedete qui ci sono un po' di bambini, non tutti perché correvano e non siamo riusciti a fare veramente una foto tutti insieme, però ecco, penso che sia la testimonianza del fatto che le aziende possono giocare davvero un ruolo molto importante nel promuovere iniziative che poi ispirano le persone a mettersi in gioco in prima persona. Grazie. Grazie mille, Diana. So che nel frattempo sono arrivate alcune domande, anzi permettetemi di ringraziare anche Robin Bisio di Liberty Specialty Markets che è con noi nel backstage a supportare questo evento. Siamo però arrivati quasi alla conclusione, quindi eventualmente alle domande risponderemo in altro modo dopo l'evento. Lascerei quindi un minuto ad ogni relatore per un messaggio finale. Matteo. Grazie Chiara, intanto ti dico che Silvia Parenti è una nostra partner e corre con noi con Run Challenge, quindi quando l'hai citata, assolutamente sì, anzi è una dei nostri partner, diciamo, grazie al quale poi si è aperto il punto Run Challenge a Bologna.
Allora, mi sono risuonate un sacco di cose che sono state dette e questo mi è piaciuto molto perché è stato sottolineato l'aspetto al quale tengo di più ed è proprio quello dei benefici che le persone possono portarsi a casa da un'attività charity come quelle che proponiamo noi. È stato detto da Chiara, è stato detto da Diana, è stato detto un po' dall'altra Chiara, insomma, è stato detto un po' da tutti. Questa è una parte che mi piace molto sottolineare. Noi che siamo un'organizzazione che propone queste attività, lo vediamo sul volto delle persone che vengono da noi e che fanno attività con noi, che si portano a casa tantissimo valore, tantissimo valore. Quindi l'invito grande è di mettersi, come ho già detto prima, di mettersi in gioco perché queste sono esperienze che possono anche cambiare la vita. A Grazie. voi. Chiara? Grazie Chiara. Non posso che concludere il mio intervento, diciamo, ricordando che tutti possono attivarsi nel campo del volontariato, dalle imprese più grandi alle imprese di dimensioni più ridotte, e tutti, anche i colleghi, possono attivarsi, come abbiamo visto anche dalle vostre presentazioni. Vi sono moltissime associazioni sul territorio con le quali è possibile attivare delle collaborazioni che apportano appunto molti benefici a tutti, come abbiamo detto ampiamente. Abbiamo tutti qualcosa che possiamo offrire, e là fuori c'è qualcuno che aspetta proprio questo, che ha bisogno proprio di quanto possiamo offrire. Basta aprire la porta e cercare. Grazie. Diana. Ma, ho parlato per ultima, mi sembra di aver già detto tantissime, tantissime cose. Riassumo così, forse quello che dobbiamo proprio, il messaggio che possiamo lanciare è di cominciare, di fare, di un po' mettersi in gioco in tutti i sensi, come aziende, come persone. Quindi se siete, qualunque azienda può veramente mettersi in gioco, e così le sue persone. Do un consiglio sbagliato, che è copiate. Copiate quello che vedete fatto, quello di cui abbiamo parlato oggi, perché sarà comunque un'iniziativa, quella che poi porterete avanti all'interno dell'azienda, sarà comunque un'iniziativa unica, perché uniche poi sono le persone che delle aziende fanno parte. Verissimo. Secondo me quella di partecipare a iniziative di questo tipo è un'opportunità preziosissima, che le nostre aziende danno, e non è da tutte. So anche che non tutti abbiamo la stessa sensibilità, e che partecipare richiede tempo ed energia, e sono entrambe risorse difficili da trovare nell'operatività quotidiana, nella routine lavorativa. È una cosa che mi viene spesso riportato. Ripeto, è una possibilità, non un obbligo, partecipare a queste attività, però vi dà davvero tanto. E il mio invito è quello di provarci almeno una volta per vedere che effetto fa. Beh, ok, direi che è davvero arrivato il momento di concludere. Ci avete regalato 3 minuti in più del vostro tempo, grazie. Vi ricordo solo che il calendario degli appuntamenti del Dive-In è ricco, oggi è solo la prima giornata. Andremo avanti fino al 26, fino a dopodomani. Auguro una buona giornata a tutti e grazie. 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 Grazie, buona giornata.